Piastri, Carlos Sainz. Adesso Piastri guadagna mezzo secondo nel primo settore a Leclerc. Una strada complicatissima per Carlos, perché è veramente da pensare su questa pista. Nei long run. E qui anche questa nota bellissima con Alonso che attacca Albon. Sale in undicesima posizione a caccia di Gasly, che lì poco più avanti arriva anche Stroll, però a 5 secondi di penalità per la zona punti. L'ultimo punto adesso di Gasly, che a 10 secondi da uno straordinario Hülkenberg si trova in nona posizione. Sono due giri, sembra una gara quasi di la Indy, signor Le Novale. Non è passato, anche lui non si è ancora fermato. Wow! Oh. Il povero tutti l'hanno sorpassato in un rettilineo. Quattro macchine. Belgio, il sorpasso, il capolavoro di Hakkinen su Schumacher, con Zonta doppiato in mezzo. È il terzo giro in cui Perez è più veloce di quest'altro. Perché ha Sainz dietro che lo spinge. Siamo al 42, devono ancora far 30 giri con questa gomma. Io non so quanto effettivamente stanno spingendo, quanto si stanno risparmiando. Qua c'è sicuramente lotta tra Sainz e Perez, quindi Perez deve spingere. Piastri è quello che sta spingendo di più per cercare di andare a prendere velocemente Leclerc prima che abbia un crollo anche lui della gomma. Russell in 15.4, 14.8 Perez, 14.9 Sainz, 14.7 Perez, 15.7 e 5 secondi di Russell. E arriveranno, Piastri e Russell in una data molto in giro, che è anche molto più lento di Hamilton. Molto bella ancora la gara, meno per il tempo di posizione di Norris. Questi sono i piani, caro, considerando che hanno fatto una trentina di giri, con la media dovrebbero riuscire a fare 40 giri con la teoria, e stanno spingendo di più, perché non hanno di gara Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio magnifico, è davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Prova con una palla filtrante, ci prova con un pallone profondo. Salva Casillas. Nedved la mette in mezzo, gioca una palla lunga. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Cerca l'uomo là davanti. Tentativo di allungare il gioco. Cerca il movimento di sua in profondità. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ora Del Piero. Cerca la traccia in profondità.
beccato in offside da guardaline. Un avvio equilibrato con una conclusione per parte. Palla a cercare la profondità. Gran prova di forza, palla recuperata. Salah. Rummenig. Ottima discesa sulla destra. La gioca in profondità. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Fa viaggiare il pallone in verticale. Tocco morbido. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Niente di fatto, azione interrotta. Prova con la palla lunga. Casemiro. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Può liberare il tiro. David. Avanza verso la porta. Palla filtrante per Salah. Diogo Dalot. Ecco Mbappé. Ecco De Bruyne. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Prova a prolungare. Bella giocata nello spazio. David. David! Fuori di poco, sfortunati qui. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Prova a darla profonda nello spazio. Gioca con un pallone lungo. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Nesta. Del Piero sul pallone. Adesso possono ripartire in contropiede. Come cazzo si fa? Ruben Neves. Mbappé. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Sceglie di andare per vie verticali. Sceglie il pallone morbido. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Pallone interessante in verticale. Davids. Palla in avanti verso il compagno. Prova a superare la difesa con un filtrante. Prova a verticalizzare. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova in Del Piero sul pallone. Del Piero! E la palla entra in rete! L'allenatore dovrà buttare via gli appunti presi finora e ringraziarlo per questo gol a fine primo tempo. Ora dovranno essere bravi a sfruttare l'entusiasmo e a mantenere il vantaggio. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Cambia tutto, anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare alle indicazioni da dare negli spogliatoi, ma direi che è ben felice di poterlo fare. Intervento irregolare, anche piuttosto pericoloso, devo dire. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Proverà la conclusione a rete. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio. Del Piero! Il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0.
con Mbappé. Mbappé ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ecco De Bruyne, la gioca in prova, la conclusione. Ci prova. Fuori, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco, una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora in bilico. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, è tutto ancora da decidere. Si ripartirà dall'1-0 di questi primi 45 minuti. Prime fasi della ripresa già in corso. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Alza la palla in profondità verso un compagno. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Davids opta per il lancio lungo. Si ferma qui la manovra. Costa curta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ha un certo spazio di manovra. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla prova fascia. Cross in area. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Del Piero. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Gioca con un pallone lungo, passa il pallone, meno male. Prova a giocarla in profondità. Ottima giocata difensiva. La gioca in avanti con un filtrante. Prova a darla profonda, nello spazio. Prova a prolungare. Palla buttata via, peccato. Mohamed Salah, attenzione al tiro. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Sostituzione di giocatori. Numero 6. Primo cambio per loro, l'allenatore vuole modificare qualcosa. Errore qui, pallone sprecato. Sceglie di andare per vie verticali. Ha preferito andare sul sicuro. Allontana il pallone. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Prova a scavalcare la difesa, ma il passaggio non è preciso. No. De Bruyne. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Provano a ripartire in velocità. Ottiene un buon calcio di punizione. Cartellino giallo, inevitabile per un intervento simile. E i compagni vanno a verificare le sue condizioni.
Sostituzione di giocatori. Numero 69. Lascia il campo per il numero 7. Attenzione, un cambio. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. È l'approccio giusto, devono dimostrare una certa... Holland! Grande parata dell'estremo difensore. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Shevchenko interviene di esperienza. Ghira. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova con la palla lunga. Nello spazio dentro il tiro. Difficile fare meglio, sarebbe stato un gran bel gol. Questa è una giocata audace, ma la fiducia nei suoi mezzi non gli è mai mancata. Havertz prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. È vero che stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno cercando il gol con caparbietà e applicazione. Sono dentro la partita. Andy Cole fa viaggiare il pallone in verticale. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. La taglia dalla porta. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Davids. Possibilità di tiro. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Evita ogni pericolo per il momento. Devono restare concentrati, tra poco potranno festeggiare la vittoria. Nello spazio per Del Piero. Allontana il pericolo. Tenta di calciare. Gran tiro e grande risposta del portiere. Vabbè, cioè... Ah, cagare.
Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. E la palla in gioco! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Non gli è mancato né il tempo né lo spazio. Sarà! Biffa l'estremo difensore! Che partita pazzesca! Di nuovo pari nel giro di pochi minuti! La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. Non si è fatto cogliere impreparato sulla palla perfetta del compagno. Ha ringraziato e messo in rete. Si ricomincia da una situazione di parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Gran prova di forza, palla recuperata. Gilberto Silva. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Ecco Cruyff. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Deve solo tirare. Batistuta! E la palla entra in rete! Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Detta lo scatto del colpisce il pallone e il pallone finisce in rete e siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Salah! Ce l'hanno fatta! E adesso possono tornare a controllare il match. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. E con questo gol raddoppia il suo bottino di oro. Conducono con una rete in più degli avversari. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. È attento e allontana senza problemi. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. E non può essere contento di questo errore perché era una buona occasione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Lungo passaggio in avanti. Zico la gioca in avanti con un filtrante. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Palla buttata via, peccato. Gilberto Silva. Nedved. Ma come fa? Occasioni, ripartenze, numeri, grandissime reti. Non ci stiamo certo annoiando. E si deve ancora decidere tutto. Costa curta. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Messi, c'è Messi. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Supera l'ultimo uomo prima che... Ecco il tiro! Se lo sono meritato, è così. Tutto può cambiare da un momento all'altro e non bisogna mai smettere di crederci. Invito a segnare troppo ghiotto e lui lo ha accettato. Gli hanno concesso troppo spazio. E ancora un sacco alle spalle del portiere. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio.
La difesa era distante, ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Sono in vantaggio di un gol. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Tenta di allontanare il pallone. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso il compagno. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. A spazio, parata meravigliosa di Diogo Costa. Non si passa, ottima parata. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Conducono in questa statistica sulle palle. Parata meravigliosa di Diogo Costa. Grande intervento del portiere. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. È ben posizionato e spazia via la palla. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo e toglie la palla dalla zona rossa. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Prova a giocarla in profondità. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Ci prova con un pallone profondo. Holland. Zico. Devono accelerare per poter sfruttare il contro. Qui deve. Parata meravigliosa di Diogo Costa. La cosa un po'. Occhio al tiro. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Chance per tirare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Fa viaggiare il pallone in verticale. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Passa il pallone, prova con una palla filtrante. Fallaccio in una zona pericolosa per la difesa. A sinistra con il passaggio. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Alza la palla in profondità verso un compagno. L'arbitro rischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. Molti gol e partita ancora in discussione. Davvero uno spettacolo pazzesco. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione. Sarà! Mettie! Parata di Cech. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Zico. Cerca l'uomo là davanti. Battuta lunga. La butta lontano dall'area. Messi. Batistuta. Potrebbe essere il suo momento. Cerca il movimento di sé in profondità. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Palla a cercare la profondità. Occhio, possono ripartire qui. Ora Batistuta. Zico. Virgil van Dijk con il fallo. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco.
Holland. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ha preferito andare sul sicuro. Prova con una palla filtrante, ha spazio sulla fascia. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Holland. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile. Che peccato. C'è una palla meravigliosa di Diogo Costa. Allontana il pallone. È esattamente questo la cosa che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Holland! Palla in fondo alla rete! È immarcabile, inarrestabile. Tre gol per lui. Doveva essere un gol semplice e così è stato. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Con tre gol all'attivo è già diventata una di quelle partite che racconterà i nipotini. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Tiro del tutto fuori bersaglio. È comunque un tiro verso la porta. Devono iniziare ad aumentare il volume di gioco. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Palla ad Holland. Bello intervento difensivo. Sbroglia evitando di farsela rubare. Fa viaggiare il pallone in verticale. Può colpire. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. La palla verrà rimessa in gioco con il loro sesto angolo della gara. Minaccia sventata. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Prova a darla profonda nello spazio. Nedved. Pallone interessante in verticale. L'allenatore potrebbe ricorrere alla panchina. Ci sono ancora cambi a disposizione. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Maldini, number two, Mateus, coming on the field, number Davis. Errore qui, pallone sprecato. Six, Rudiger. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Allarga il gioco. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Una bella giocata nello spazio. Può andare in rete. Sceglie di andare per verticale. Ottima presenza.
prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Palla buttata via, peccato. Serie di finte, ha una chiara occasione, la toglie dalla porta. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Grossa una palla interessante. Cruyff prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ecco Cruyff, passa il pallone però male. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Parata di Cech, palla al centro. Cross deviato dal difensore, corner. C'è movimento in area, vediamo che soluzione cercherà ora. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Che cazzo l'ha poi? Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il movimento del ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Cerca la traccia in profondità. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Ci mette una pezza. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Si era messa male, ma hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno rimessa in piedi. Una grandissima prestazione per una vittoria quasi sperata. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare. Hanno continuato a credere.